ci sono alcune storie in cui succede molto e se ne parla allo stretto indispensabile. Lo vediamo al cinema, lo vediamo nelle grandi serie televisive. Invece ci sono storie in cui succede poco e se ne parla molto. Anche questo lo vediamo spesso in televisione, in, diciamo, prodotti meno nobili di un grande film, quindi sceneggiati, telenovele, eccetera, eccetera. E poi ci sono invece alcune storie in cui effettivamente succede poco e si parla molto, non tanto di quello che succede, ma di quello che c'è dentro i personaggi nel momento in cui queste poche cose succedono. In questo senso la musica di Philip Glass riesce a essere una musica trasversale, anche direi diacronica, attraversa il fine Ottocento, si proietta nel Novecento fino al contemporaneo, perché proprio partendo dalle situazioni convenzionali di un linguaggio apparentemente semplice, tonale, riesce poi a farlo deviare, a distorcerlo verso una visione deformata, deformante della realtà, che non è come appunto può sembrare, ma ci rivela attraverso la deformazione minimale, proprio minimalista, di piccole variazioni, piccole modulazioni, un quadro esistenziale che assomiglia più alla descrizione di un flusso di coscienza. Virginia Woolf, con semplicità, con ironia, forse anche con delicatezza, riesce a penetrare, a esplorare la psiche umana. Non bisogna pensare che si troveranno delle trame in ciò che verrà letto, ma appunto delle peculiarità della psiche. Tutte le persone si potranno immedesimare in questi pensieri che arrivano, passano. La musica di Philip Glass servirà proprio da tappeto ad una serie di frammenti estrapolati dalle opere di Virginia Woolf, che condurranno, come si diceva, come un flusso di coscienza lo spettatore e l'ascoltatore verso un percorso che arriverà verso destinazioni non così prevedibili. Abbiamo una indagine sostanzialmente sulla differenza, che Virginia sentiva veramente molto, tra l'agire e il parlare sociale, molto codificato, anche quando era ameno, anche quando era sorridente, scherzoso, ma era comunque molto, molto, molto irregimentato, e invece tutto quanto c'è dentro le persone, che è tutto il contrario dell'ordine, delle cose messe a modo. Quello che abbiamo dentro è sostanzialmente vulcanico, potenzialmente magmatico, potente. Allora, il primo dura 5 minuti, mi segno, sì. E questo lo puoi far durare un minuto. Un minuto, sì, 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 di hours. Questa frase e tu attacchi e... Okay. E l'esitazione davanti ai banchi. E le parole che arrancano mestamente col loro umano significato. Questo interiorizzare molto tutte le sensazioni che possono nascere da ciò che si vede, da ciò che si fa, da una persona con cui si parla, ma che poi viaggiano, vanno. Le atmosfere, identificabili con i temporanei cangianti tegumenti di sogni e pensieri che tutti quanti ci portiamo dentro, mentre perseguiamo scopi pratici, sono il soggetto che più le si confà. Il contrasto tra la mutevole e arbitraria vita in